Buonasera a tutti, ben ritrovati, puntata numero 55 di Tax Show Live. Una puntata credo davvero interessante questa sera perché ci sono dei temi di estrema attualità con i quali dovremo sicuramente fare i conti nei prossimi giorni, nelle prossime settimane. Riguardano ovviamente da un lato i vaccini, quindi tutto quello che sta accadendo con un vaccino che sembra non vada bene per gli under 60, sembra che però ne stiano fermando ancora un altro, ci chiedono di utilizzarne di diversi, ma c'è tanta tanta confusione ed ovviamente la percezione di tantissime persone è quella di non essere stati trattati nel modo giusto. Dall'altro lato vedremo invece l'aspetto fiscale, perché si inizia a parlare di nuovo, da un lato, di prorogare nuovamente lo stop dell'Agenzia delle Entrate riscossione. Ma dall'altro non ci dobbiamo dimenticare che invece Agenzia delle Entrate ha già iniziato proprio nelle ultime settimane con la notifica degli avvisi di accertamento. Sono ormai tanti gli imprenditori che ne stanno ricevendo e che quindi hanno bisogno anche di queste informazioni, di quelle che daremo durante questa puntata per comprendere come gestire al meglio gli avvisi di accertamento, perché se è vero che stiamo iniziando ad avere una crescita da un punto di vista di PIL e dell'economia, dobbiamo anche fare in modo tale che questi avvisi di accertamento non siano un blocco chiaramente per questa ripresa. Allora, come al solito, non sono da solo, quindi chiedo alla regia di far entrare l'avvocato Simone Forte. Ciao Simone. Buonasera a tutti, benvenuti a Tax Show Live. Allora, Simone, diciamo che ci stiamo anche avvicinando allo stop per la stagione estiva di Tax Show Live. Ci mancano due puntate, anche perché stiamo iniziando già a lavorare con le tantissime novità che avremo a settembre, però ci restano solo altre due o tre puntate. Effettivamente abbiamo iniziato l'anno scorso, Simone, con lo stop della riscossione, ci lasceremo ancora con lo stop della riscossione, ma possiamo dire con tantissimi problemi da risolvere. Sì, diciamo che è stata veramente una grandissima cavalcata, credo che non ci siamo davvero mai fermati e questa volta è arrivato il momento invece di riposarsi, ma un riposo tra virgolette attivo perché come dici giustamente tu stiamo preparando tantissime novità per la nuova stagione quando gli imprenditori, insomma, sappiamo che con l'autunno comincia il famoso autunno caldo dove davvero poi bisognerà fare i conti con tutte le scadenze, perché diciamo che i mesi estivi sono sempre stati un pochino un cuscinetto, no? Per la riscossione, per l'Agenzia delle Entrate. Probabilmente, insomma, anche quest'anno rimarranno dei cuscinetti almeno per la riscossione, ma invece poi da settembre si ripartirà e con loro partiremo anche noi a dare i giusti consigli agli imprenditori perché sia poi un anno più sereno per tutti quanti. Ricordiamolo, Simone, velocissimamente che l'Agenzia delle Entrate invece sta notificando gli avvisi di accertamento. Sta notificando, tantissimi imprenditori hanno già ricevuto la notifica di avvisi di accertamento. È stato un po' un fulmine a ciel sereno perché sta passando un pochino la notizia che in questo momento dovrebbe essere tutto sospeso, ma ricordiamolo che così non è. Gli avvisi di accertamento in questo momento possono essere notificati agli imprenditori, soprattutto per certe categorie di imprenditori, ed effettivamente ciò sta accadendo anche per importi molto elevati. Quindi bisogna tenersi pronto, guardare le proprie PEC, come diciamo sempre, perché poi ci sono solo 60 giorni per poter intervenire. Allora, Simone, io direi che possiamo far entrare anche Angelo Fasola, CEO di TrustMeUp, collegato direttamente da Malta. Ciao Carlo, ciao Simone, buonasera a tutti, grazie di avermi invitato ancora una volta, grazie. Ciao Angelo. Allora, giusto per fare un piccolo accenno, perché come voi sapete, io la maggior parte del tempo la trascorro a Barcellona. Ieri, anzi, sono arrivato proprio questa mattina a Milano e ieri sembrava una giornata di agosto. Sto parlando ovviamente non da un punto di vista climatico, ma da un punto di vista di aperture di tutte le attività, di come le persone ormai vivono chiaramente dopo effettivamente un anno di stress e di tensione, la nuova possibilità di uscire. E io sto notando che c'è un'effervescenza davvero incredibile. Com'è la situazione a Malta, Angelo? Sì, a Malta è ripreso tutto a fine maggio, quindi sono stati tolti tutte le limitazioni, ovviamente non le mascherine e non i
il distanziamento sociale, ma tutte le attività sono riprese al 100% ed effettivamente anche il turismo sta incominciando ad arrivare in maniera piuttosto importante. Malta ieri, non è l'unico giorno, ma nell'ultima settimana, nelle ultime due settimane, ha avuto contagi pari a zero, quindi nuovi contagi pari a zero, e quindi c'è una ripresa in corso veramente effervescente, le persone hanno voglia di uscire. Io che ho trascorso qua anche buona parte dell'inverno, mi definivo prigioniero dell'isola, perché quest'inverno con il lockdown c'era tutto chiuso ed era veramente difficile convivere con la situazione. Oggi è completamente cambiato, oggi le persone si sono lasciate alle spalle, hanno voglia di lasciarsi alle spalle questo momento difficile. La vaccinazione qui ormai ha coperto quasi interamente la popolazione, siamo vicinissimi all'immunità di massa e anche le restrizioni, diciamo, per chi deve venire a Malta sono abbastanza stringenti per evitare quello che è successo l'anno scorso, perché ricordiamoci che l'anno scorso Malta era a contagi zero per tutto il mese di luglio, poi la gestione, diciamo così, sbagliata, si può dire, no? della gestione sbagliata dell'arrivo dei turisti, ha poi fatto ripartire tutto. Ecco, auguriamoci che questa volta non capiti, ma non solo qui a Malta, che non capiti veramente ovunque. Anche, insomma, se qualcosa a dire ce l'avremo, tra poco saremo con il nostro graditissimo ospite. Nel frattempo voglio chiedere alla regia di lanciare la sigla. Allora, Simone, un po' di ospiti che sono stati con noi nelle nostre 55 puntate. Abbiamo cercato davvero di invitare tutti il più possibile per fare con loro dei ragionamenti e dei discorsi, chiaramente andando dalla destra alla sinistra, quindi senza guardare l'aspetto politico, proprio per ascoltare quelle che erano le idee in questo periodo storico così difficile. Perché Simone, come sempre dici tu, ci differenziamo dai talk show. Sì, diciamo che proprio la nostra impostazione è totalmente diversa da quella dei talk show televisivi, dove normalmente, diciamo, ci dovrebbe essere un dibattito, ma poi i tempi televisivi che sono molto stringenti e però le continue polemiche che vengono fatte ovviamente per cercare di alzare l'audience fanno sì che gli ospiti non possono mai veramente avere il tempo di esprimere un loro pensiero compiuto, cosa che noi invece ci teniamo, anzi è proprio la nostra mission, coloro che vengono da noi devono esprimere in pieno i loro pensieri, ovviamente senza censure e in piena libertà. Quindi credo che questo obiettivo, chiunque è stato da noi, insomma, ha visto che è stato raggiunto, perché lasciamo davvero spazio e libertà di dire quello che si vuole, quindi siamo molto molto contenti della nostra impostazione. Allora Simone, due parole su questa slide, perché credo che anche Tax Show Live abbia contribuito. Sì, noi diciamo Forbes la conoscono un poco tutti, una rivista internazionale che è molto famosa perché stila delle classifiche annuali in determinate categorie, appunto per stabilire chi sono stati i migliori in quella categoria. Noi siamo orgogliosissimi, siamo rientrati nella classifica di Forbes per quanto riguarda l'Italia, tra i 100 studi professionali più importanti d'Italia. Considerato il fatto che diciamo siamo comunque, oltre a non essere uno studio legale, ma siamo un'azienda legale, quindi ci hanno inserito comunque in questa classifica e ciò ci fa molto felice. Ma siamo poi ultra specializzati nella materia tributaria, comunque della riscossione, degli avvisi di accertamento, della tutela del patrimonio, quindi diciamo, pur avendo un settore così specifico, siamo stati ugualmente premiati, diciamo siamo un unicum e siamo comunque entrati in questa classifica e ciò ci riempie d'orgoglio e ci spinge ad andare avanti per la nostra strada, che insomma ci ha dato grandi, grandi soddisfazioni.
Allora, Angelo e Simone, io direi che siamo pronti a presentare il nostro ospite, Marco Bestetti, coordinatore nazionale di Forza Italia Giovani. Regia. Buonasera Marco. Buonasera a voi, grazie per il graditissimo invito. Grazie a te di essere a Talk Show Live. Allora, come già anticipato quando prima eravamo fuori onda, la prima domanda la lasciamo sempre all'avvocato Simone Forti. Simone, a te la prima domanda per Marco. Sì Marco, allora, io ho visto in questi giorni, ovviamente le notizie sono dal punto di vista epidemiologico, sono diciamo, erano fino ad oggi abbastanza positive, nel senso i vaccini vanno avanti, i contagi sono scesi, le terapie intensive, idem, i morti, diciamo, non sono scesi secondo me in proporzione, però comunque sono scesi abbastanza sensibilmente. Però ci sono delle nubi all'orizzonte, nel senso che nonostante la campagna vaccinale cominciano ad uscire notizie sull'aumento dei contagi, prima in Inghilterra, a cui il ministro Speranza poi ha replicato dicendo che quindi potrebbero essere rimandate le restrizioni per far entrare in Italia gli inglesi qualora la situazione dovesse peggiorare. Cominciamo a vedere notizie di cluster nelle palestre dove c'era addirittura un vaccinato con due dosi, insomma vedo delle nubi dove sta riprendendo un pochino quel clima di terrore, forse c'eravamo troppi abituati ad essere più sereni. Mi chiedo, ma ne vale la pena di andare avanti a dare notizie che, diciamo la verità, oggi preoccupanti non sono, eppure vengono quasi ad anticipare magari un nuovo autunno come quello che abbiamo vissuto l'anno scorso? Ma guarda, secondo me uno dei tratti distintivi in positivo del governo Draghi è stato quello di superare un po' l'effetto annuncio sensazionalistico, no? O nel male o nel bene. Eravamo abituati a quelle ormai note dirette stampa alle quali eravamo tutti incollati con un'ansia incredibile di Conte che ci annunciava o la fine del mondo o l'imminente ritorno all'assoluta normalità, e poi puntualmente nessuna delle due ipotesi poi in realtà si realizzavano. Devo dire che ho molto apprezzato in Draghi un approccio molto più pragmatico, molto più serio, molto più prudente e cauto. Anche nelle riprese, nelle riaperture che noi per primi chiedevamo, perché c'è un mondo anche economico fatto di imprese, di lavoratori, che ovviamente aveva bisogno di tornare a poter girare per ridare un po' di fiato all'economia, queste riaperture sono sempre state correttamente accompagnate da dei messaggi comunque di cautela, cioè attenzione, non è un liberi tutti, ci siamo lasciati definitivamente alle spalle il Covid, che ricordiamo è una malattia che ancora non conosciamo, cioè gli effetti complessivi o i risultati della vaccinazione ancora non li conosciamo in pieno. Quindi sì, tornare alla normalità, benissimo prenotarsi le vacanze, cominciare a tornare a spendere, andare a mangiarsi una pizza, ritrovarsi con gli amici al bar per bere uno spritz, con moderazione, ma occhio a non abbassare completamente le difese, perché effettivamente ci sono dei segnali che ci impongono di rimanere prudenti. Quindi in realtà è un iter, un percorso che stiamo vivendo, imparando a conoscere tutti quanti assieme. Sì, ritornare alla normalità, ma mi raccomando, con cautela e con prudenza. No, ma sai Marco, io vedo ovviamente queste notizie poi dalle ripercussioni economiche che hanno queste notizie poi sull'economia italiana. Allora, per esempio, dire che le restrizioni per chi proviene dall'Inghilterra non verranno eliminate, visto che comunque diciamo che la situazione in Italia, la situazione turistica sta riprendendo, però quello che manca in questo momento, forse per un poco di ritardo che c'è stato nel dare determinate notizie sulla libertà che c'era in Italia, comunque gli stranieri in Italia se ne vedono ancora pochi, diciamoci la verità. Quindi dire non facciamo entrare gli inglesi, o comunque dire c'era anche un vaccinato tra i contagiati, quando lo sanno tutti che il vaccino non elimina i contagi, ma dovrebbe soltanto poi abbassare in maniera sensibile le morti o comunque le situazioni gravi. Non sono notizie che poi possono far male all'economia adesso che si sta riprendendo? Purtroppo sì, anche perché poi sono quelle classiche notizie
che vengono diffuse e diventano virali sui social network, e nella maggior parte dei casi, modello telefono senza fili, l'ultimo che l'ascolta ascolta una notizia che è l'esatto opposto magari di quando è partita. Addirittura ho sentito cose dell'altro mondo di un esponente del Movimento 5 Stelle che ha attribuito all'arresto cardiaco della partita della Danimarca il fatto che si fosse vaccinato. Cioè, questo la dice lunga, no, sul livello di schizofrenia davvero che c'è, di terrorismo che c'è, o il tentativo di alcuni di diffondere messaggi terroristici. Io credo che ci serva invece un po' di tranquillità. Non a caso chi ha detto delle frasi, ritengo, fuori posto è il ministro Speranza, del quale io personalmente e molti come me non abbiamo una stima proprio così infinita, e devo dire invece che il passo distintivo di Draghi come premier su questo è molto chiaro. Quindi l'allarmismo, il terrorismo, la preoccupazione, queste dirette al cardiopalma delle 20:30 in cui non sapevi cosa ti stessero per raccontare, ecco, quella è, grazie a Dio, acqua passata. E ritengo che, come ho detto prima, pur dovendo garantire le precauzioni, comunque un po' di come dire, razionalità anche nel gestire questa ripartenza, però che sia una ripartenza serena, che possa davvero riaccendersi il motore di questo nostro meraviglioso paese. Hai fatto riferimento poco fa al tema degli arrivi turistici. Beh, caspita, il turismo è la nostra Eldorado, è la miniera d'oro d'Italia. Azzopparci da soli, spaventare i turisti che arrivano dall'estero. Io ricordo ancora quelle immagini terrificanti della CNN all'inizio della pandemia, proprio l'anno scorso, che facevano vedere la mappa del mondo con la partenza dei contagi tutti dall'Italia, come se fossimo stati noi gli untori del mondo e non la Cina. Ecco, queste cose qui fanno non solo male e torto alla verità, ma fanno male alla nostra economia, perché non c'è bisogno, non c'è motivo di essere preoccupati e spaventati, e quindi anzi bisogna invitare i turisti dall'estero a venire a godersi le vacanze in Italia, e magari anche consigliare ai nostri concittadini italiani di non andare all'estero, ma di godersi le meraviglie uniche al mondo di cui siamo orgogliosi in Italia. Sono totalmente d'accordo. Volevo però evidenziare una cosa. È possibile che nel giro di 24 ore ci sia chi dice stop AstraZeneca under 60, mixiamo praticamente i vaccini, no, non ce n'è bisogno, sì, non fa nessun male. Poi le persone giustamente reagiscono, è comprensibile, chiaramente in una maniera emotiva, cioè nel senso ci si può fidare o ci si interroga, ma qual è il motivo di questi cambi repentini? Ed è giusto così ascoltare sempre voci così diverse e lontane? Perché poi crea confusione e paura. Siamo stati abituati a DPCM che ci imponevano anche il numero delle volte in cui andare in bagno. Io ne farei uno oggi di DPCM, che è il divieto per scienziati, medici, virologi di andare in televisione ogni giorno a ritmi incessanti, nella maggior parte dei casi anche dicendo tutti il contrario di tutto. Ecco, è una provocazione evidentemente, però per dire che quando si comunica con il mezzo televisivo, con i giornali o sui social, e si utilizza il proprio titolo accademico per dire delle verità assolute o per spacciare per verità assolute, verità che non sono affatto assolute, semplicemente perché, appunto, essendo una malattia, una pandemia completamente nuova e inedita, la scienza ha bisogno del suo tempo per poter mettere dei punti fermi e poter attribuire a dei postulati il valore di verità. È tutto questo inseguirsi di dichiarazioni sensazionalistiche di tutti questi virologi che improvvisamente sono diventati delle star televisive, ancor più che dei medici, se fosse solo per, come dire, nutrire il loro ego, potrebbe anche andarmi bene. Il problema è che a volte una loro frase detta fuori posto o una preoccupazione che in realtà non ha fondamento, perché non è magari supportata da adeguati studi scientifici, fa dei danni psicologici inenarrabili, dei danni notevoli nella popolazione, che evidentemente, non avendo gli strumenti scientifici, come non li ho io non faccio il medico, quindi anch'io mi affido alla scienza, ma si fa spaventare nella maggior parte dei casi in modo del tutto immotivato. Quindi, ecco, tornando alla battuta, mi piacerebbe un DPCM domani mattina che vieti a tutti questi esperti o presunti tali di andare a pontificare, anzi a terrorizzare in televisione H24.
E magari anche un DPCM che escluda definitivamente il coprifuoco, che mi sembra qualcosa di 60 anni fa. Beh, nelle regioni bianche ormai è una... Ma se anche rimanesse un comune con 20 abitanti con il coprifuoco oggi, è davvero fuori luogo. No, peraltro aggiungo, il coprifuoco funziona forse in Cina, dove se non lo rispetti finisci al muro. Nel nostro paese adesso... per fortuna, da un certo punto, anzi da molti punti di vista, e il coprifuoco non lo rispetta più nessuno da un bel pezzo. E allora ha senso continuare a imporre misure completamente contrarie al buon senso, che peraltro non vengono rispettate da nessuno? Sono liberticide, e peraltro lo Stato non ha neanche gli strumenti, questo Stato non ha neanche gli strumenti per applicarle. Ecco, mi sembra davvero che sia un retaggio medievale che appartiene insomma ad altre latitudini del mondo, che io sinceramente non vorrei più vedere in Italia. Poi io lascio adesso la domanda ad Angelo, ma la cosa che mi chiedo, che ancora nessuno ci ha spiegato negli ultimi 3 mesi l'utilità, ma scientifica, cioè nel senso qualcuno che venisse a spiegarci l'utilità scientifica del coprifuoco da solo, che non puoi uscire a farti una passeggiata. No, anzi, scusami, e poi non vorrei interrompere la domanda di Angelo, però anzi, qualcuno, e io sono uno tra quelli, e pensa che sia stato addirittura deleterio, perché non potendo uscire, magari stare all'aria aperta, soprattutto con la primavera, l'estate, e obbligandoti al contrario a stare in casa, a fare, quante sono state le feste, le festicciole più o meno domestiche, quanti, che ogni italiano ha fatto stipandosi in una casa, in un salotto, in una cucina, in una taverna, quando invece avrebbe potuto tranquillamente incontrare i suoi amici in una piazza aperta o in uno spazio, comunque su una spiaggia, su un prato, senza il rischio di contagiarsi. Quindi qualcuno ha addirittura ipotizzato, e su questo io la penso come loro, che addirittura il coprifuoco in alcune circostanze abbia quasi peggiorato la situazione. Quindi figuratevi come la penso io. Ma io sono d'accordo assolutamente su questa posizione del coprifuoco, nel senso che anche secondo me ha peggiorato la situazione. La peggiorata, perché l'uomo è di fatto un animale sociale, quindi non ci credo che con il coprifuoco ognuno se ne è stato a casa sua, sole e soletto, con un libro in mano, con la televisione. Tra l'altro, devo dire, mi volevo aggiungere prima di fare la domanda al discorso che stavate facendo voi prima sulla comunicazione scientifica. Oggi noi viviamo nell'era della comunicazione, effettivamente gli strumenti per comunicare sono infiniti e spesso ci sono palcoscenici dove tutti possono dire tutto e il contrario di tutto, se non puoi essere raramente imbavagliati come succede nei social. Però effettivamente una cosa che in quest'ultimo anno e mezzo, io dico il mio pensiero adesso, no, è successo, è che abbiamo fatto troppi annunci scientifici, cioè non sono state date delle tesi, ma abbiamo vissuto di ipotesi, l'ipotesi di adesso vediamo se, e questo io credo che dal punto di vista della comunicazione scientifica che io ho vissuto anni fa per precedenti impegni che ho avuto, sia stato uno degli errori più grandi, perché la scienza deve comunicare delle tesi, non delle ipotesi, o se comunica delle ipotesi ne può comunicare uno ogni tanto. Noi abbiamo vissuto veramente, diceva prima Carlo, in 3 giorni siamo passati a si muore, non si può fare sotto i 60 anni, si può fare abbinato un altro, no, si può fare, va benissimo. Ecco, nell'arco di 24 ore anche secondo me diventa una comunicazione che vuole soltanto portarsi a casa un po' di palcoscenico, un po' di odios, ma poi alla fine non aiuta. Io invece volevo riportare, ho solo detto il mio pensiero, visto che sono qui con voi, ci tenevo a dirlo, volevo riportare un po' gli argomenti su quelli che sono un po' più relativi al DNA, non che l'attualità e la scienza non lo sia, al nostro format a cui io sono spessissimo ultimamente invitato, e ringrazio Carlo e l'avvocato Forte. Ed è il tema caldo che c'è oggi in Parlamento, no? Uno dei temi più caldi, oltre al recovery, di cui non si sente più parlare nulla, perlomeno in questo momento non si capisce più bene come si useranno, come non si useranno, ma uno dei temi più caldi è il blocco dei licenziamenti. È il blocco dei licenziamenti perché mi risulta, poi mi correggimi Marco, ma credo di non sbagliarmi, che siamo l'unico Stato europeo ad averlo applicato. Confermo. Ecco, quindi siamo l'unico Stato europeo ad averlo applicato, e tra l'altro non so, il mio pensiero è se abbiamo fatto proprio bene. Perché io non ci credo che le aziende tutte siano lì pronte e volonterose di licenziare, anzi, molte aziende hanno bisogno del loro personale per ripartire. Però alcune volte
alcune ristrutturazioni sono dovute necessarie per salvare il salvabile in alcuni casi, perché salvare tutti non è possibile, ma salvare alcuni per rilanciare l'economia e per aiutare anche gli altri che sono stati meno fortunati, probabilmente è quello che un imprenditore normale si sentirebbe di fare. Ecco, la tua posizione, il tuo pensiero, perché ormai ci siamo, è il 30 giugno, e che cosa accadrà? Cioè oggi che cosa si sta dicendo in Parlamento? Ma allora, i partiti sono molto divisi, e sono molto divisi anche all'interno della maggioranza, ma semplicemente perché hanno una matrice valoriale e culturale completamente diversa e se vogliamo contrapposta. E purtroppo esistono molte forze politiche che vivono il rapporto di lavoro e vedono gli imprenditori, non dimentichiamoci che c'è un partito che li chiama o li chiamava, non lo so, i prenditori, con un'accezione evidentemente dispregiativa, negativa, in questa contrapposizione stile anni 60, no, tra lavoratore e datore di lavoro, o padrone, come lo chiamano qualcuno. Ecco, io giusto qualche giorno fa, in una nota trasmissione televisiva che nella quale è vero che succede quello che dite, cioè è difficile anche riuscire a trasmettere dei concetti con un senso compiuto perché i tempi sono tiranni e poi la voglia della zuffa spesso prevale sul ragionamento. Però ho cercato di dire qual è il nostro modo di vedere il nostro DNA, che è molto coerente con quello che hai appena detto. Cioè io credo che, salvo ovviamente casi assolutamente eccezionali, ma che non attengono al mestiere di chi li fa, ma dalla coscienza o scarsa coscienza di chi svolge quel lavoro, e la massima aspirazione di ogni imprenditore, di ogni commerciante, di ogni artigiano, di ogni partita IVA che ha magari nel suo studio, di ogni professionista che ha nel suo studio dei dipendenti, e quando si sveglia la mattina, è pensare come crescere, come ampliare la propria attività, come assumere, come poter avere dei ragazzi in più da formare, ai quali insegnare un mestiere, ai quali poi si spera lasciare un'attività quando magari lui avrà raggiunto una certa età, ma vedere che la propria fatica vada avanti sulle gambe di altri. Quindi il desiderio di un imprenditore non è quello di licenziare, perché se licenzia vuol dire che la sua azienda non sta andando come lui vorrebbe che andasse. Quindi il desiderio di ogni imprenditore è assumere. Ora, dato che viviamo in un mercato globale fatto di concorrenza, quando tu alteri in maniera dirigista e statalista uno dei fattori cardine del sistema di concorrenza, e tu non fai altro che creare un danno all'economia, perché se tu non metti gli imprenditori nelle condizioni di poter competere con i loro rivali, i loro competitor europei e internazionali a parità di condizioni o quantomeno avvicinandosi il più possibile, tu determinerai, forse non nel breve, ma nel medio e lungo termine, la morte di interi settori produttivi. E la morte di interi settori produttivi vuol dire, questo lo ricordo a chi ha magari altre logiche più, diciamo, della sponda sinistra del campo, vuol dire anche terminare i posti di lavoro. Perché ricordiamo anche questa cosa, non è che i posti di lavoro si fanno tutti per decreto o con il reddito di cittadinanza, i posti di lavoro li creano quei cristiani eroi di imprenditori, di artigiani e professionisti che ogni giorno intraprendono con le loro risorse per dare ad altri anche la ricchezza da poter distribuire. Quindi personalmente io credo che se il resto del mondo ha già superato la fase del blocco dei licenziamenti, un motivo ci sarà, come sempre, o sono tutti cretini gli altri, noi i più geni del mondo, o forse è leggermente il contrario. E aggiungo e chiudo che il blocco dei licenziamenti, evidentemente nella situazione di lockdown, quindi 2020, piena pandemia, è stato sacrosanto, lo rivendico, sono assolutamente convinto che sia stata una misura di protezione sociale giusta, che non era neanche da mettere in discussione. Ma in un contesto in cui si vuole rilanciare l'economia, la concorrenza, far riprendere la produzione, se tu blocchi, ingessi il mercato del lavoro in entrata o in uscita, non fai bene all'economia. Forse proteggerai una mensilità o due di uno stipendio, ma nel macro sistema economico stai facendo un danno di cui quegli stessi lavoratori che ora credi di tutelare patiranno le conseguenze. Quindi personalmente credo che l'economia, per poter dare i suoi frutti, e scusate chiudo davvero, debba essere lasciata libera di galoppare. Quindi meno lo Stato si impiccia, quando evidentemente l'economia può farlo,
nei conti e nei fatturati degli imprenditori, delle aziende e degli artigiani, meglio è per tutti, per gli imprenditori ma anche per i lavoratori. Ma infatti la cosa che condivido di quello che hai detto, no, è in entrata, non solo in uscita, perché il mondo del lavoro evolve tutti i giorni, no? L'anno del Covid, o l'anno e mezzo del Covid, ci ha fatto vedere chiaramente come alcuni settori sono andati molto bene, perché fortunatamente ci sono alcuni settori che sono andati molto bene, altri, è sotto gli occhi di tutti, non serve essere molto intelligenti per capire che sono andati molto male. Ma è proprio questo ricambio. Quindi se io ingesso totalmente un'economia, non permetto nemmeno di far defluire le risorse necessarie da un'economia all'altra, dove invece magari ce ne sarebbe bisogno. Quindi ecco, probabilmente questo voler imporre, no, così come il coprifuoco, così come altre regole, voler imporre dall'altro un sistema che controlla e che governa sia dal punto di vista lavorativo ma anche dal punto di vista sociale la vita delle persone, il mio pensiero è che non premia molto, anche perché poi dopo ci sono altri temi, no, come il tema della riforma fiscale, ok? Il tema della riforma fiscale, di cui si sta parlando tanto e si sta tanto attendendo, no, si trapela che, ok, riduco l'IRPEF, ma sono costretto a aumentare l'IVA e l'IMU. Ecco, queste sono altre contraddizioni. Cioè, quindi, ogni volta che si limita la libertà di impresa, la libertà di movimento e la libertà di azione dell'uomo, ma si cerca di imporre in qualche modo una linea, io credo che a rimetterci sia soltanto la società. Però lascio a te il pensiero anche sulla riforma fiscale. Faccio solo prima un breve flash, diciamo, di vita vissuta anche sul tema della flessibilità del mercato del lavoro. Io quando ero all'università, pur avendo la fortuna di una famiglia che non mi ha mai fatto mancare nulla, quindi non avevo l'esigenza di dover andare a lavorare per mangiare a pranzo o a cena, però ritenevo giusto, per mia coscienza morale, per l'insegnamento della mia famiglia, che la pizza con gli amici, la vacanza fatta d'estate, me la pagassi io, non andassi a chiedere a mio papà o mia mamma la mancetta. E per farlo, quindi, mi sono rimboccato le maniche e ho fatto dei lavoretti. Io ho beneficiato della famosa riforma Biagi nel mercato del lavoro. Che cosa aveva fatto quella riforma Biagi, tanto osteggiata dalla sinistra, tanto osteggiata dai sindacati? Aveva normato, aveva introdotto nella legislazione, diciamo, lavoristica italiana, delle tipologie contrattuali che a sinistra chiamavano precariato. Beh, il sottoscritto, grazie al precariato, ha potuto lavorare con in maniera regolare, versando i miei contributi, intascando anche i miei soldi che mi hanno fatto andare al cinema a mangiare la pizza o in vacanza con i miei amici. E senza queste tipologie contrattuali, quelle del lavoro, per esempio, chiamati, ho fatto molto lavoro a chiamata, studiavo e quindi non è che potevo dedicarmi 8 ore, evidentemente. Però grazie alla riforma Biagi, con l'introduzione del lavoro a chiamata, io ho potuto mettere da parte qualche soldo e poterlo poi spendere, quindi metterlo nel mercato dell'economia reale. Ho versato dei contributi, c'è stata una regolarizzazione del mio rapporto che, in assenza di questa flessibilità, si sarebbe tradotta o nel mio stare a casa sul divano e chiedere a papà e mamma di darmi 20 euro per andare a mangiare la pizza, che lo trovo moralmente inaccettabile, o fare le stesse cose ma in nero, completamente fuori da qualsiasi tipo di protezione, tutela e di contribuzione previdenziale fiscale, e quindi perdendo per il sistema economico un introito che invece così c'è stato. Ecco, io credo che si debba andare in questa direzione, che poi è più o meno anche il meccanismo dei voucher, che stanno così antipatici a una certa parte politica, e non vedo quale sia invece il problema. Tutto ciò che è una flessibilità in entrata e in uscita nel mondo del lavoro, io credo che faccia un gran bene alla economia, alla vita economica del paese e ai lavoratori. E mi spiace che qualcuno non se ne sia accorto e sia rimasto a retaggi anni 70. Per quanto riguarda il tema della riforma fiscale, beh, questa è una questione della quale mi piacerebbe che si parlasse meno e si facesse di più. Peraltro tutti ne parlano, molti ne parlano, o meglio, no, tutti no, molti ne parlano, ma non sempre con una certa, diciamo, autorevolezza. Io dico, senza tema di smentita e con profondo orgoglio, che Forza Italia, il partito al quale appartengo, ha, credo, la credibilità di poter parlare di taglio delle tasse, perché noi l'abbiamo fatto. Sicuramente meno di quanto avremmo potuto o voluto, questo sì, non mi nascondo dietro un dito,
Però se oggi sulla prima casa è stata abolita, la si deve a Forza Italia, l'abolizione dell'imposta sulle successioni e sulle donazioni l'ha fatta Forza Italia, il primo taglio dell'IRPEF l'ha fatto Forza Italia, il primo taglio dell'IRAP l'ha fatto Forza Italia. Io di questo ne sono profondamente orgoglioso. Dovevamo fare di più, dovevamo fare meglio, ma abbiamo iniziato a farlo. Oggi, che con la situazione economica che abbiamo, esistono ancora delle forze politiche che mi dicano che la soluzione per questo paese è introdurre le nuove tasse patrimoniali, ma io divento matto. Cioè è un qualcosa che credo vada al di là del bene e del male. Poi si può discutere su tante cose, dividerci sul merito, ma adesso parlare di nuove tasse quando gli italiani, le famiglie e le imprese sono già spremuti come limoni è imbarazzante. Noi abbiamo lanciato nello scorso weekend una campagna di raccolta firme in tutto il paese, andrà avanti durante tutta l'estate, per sostenere la proposta di riforma fiscale che ha avanzato Forza Italia, che sostanzialmente parte da un assunto: basta nuove tasse, perché sembra una cosa scontata, ma non lo è, non è molto condivisa in tutte le forze parlamentari, e poi cominciamo a ridurre il peso dello Stato. Per noi l'arretramento del peso pachidermico dello Stato può generare solo benefici. Semplificazione: oggi qualcuno di voi evidentemente, mi spiace se dirò qualcosa di dispiacevole, però ci sono professionisti che lavorano grazie alle complicazioni fiscali e aiutano l'imprenditore a districarsi in questa selva, però a me piacerebbe che questa selva si disboscasse un po', perché oggi davvero è una babele di cui non si capisce assolutamente nulla. Quindi risparmio economico con tagli fiscali sì, ma anche semplificazioni delle aliquote. La cedolare secca sugli affitti introdotta dal governo Berlusconi non solo ha determinato un'emersione di molto nero nei redditi da immobili, da affitti di case, ma ha determinato anche una semplificazione nel sapere quanto devo pagare e come devo pagare, che ha un valore non economico ma di tempo, che poi in realtà è economico, che è enorme. Ecco, a me piacerebbe che anche sul sistema della tassazione del reddito sulle persone fisiche, l'IRPEF, ci fosse un meccanismo anche qui di semplificazione, quindi riduzione delle tasse e disboscamento di questa selva di imposizione fiscale, ma deduzione, detrazione, quanti figli hai, quante spese sanitarie hai fatto, in che anno hai fatturato il dentista, cioè un disastro davvero allucinante. Ecco, meno aliquote e più eque possono portare più soldi nelle casse dello Stato e più libertà per i cittadini, che al posto che perdere metà del loro anno a pagare le tasse, magari lo possono dedicare ad arricchire la propria famiglia e la propria azienda e poi reinvestirlo nell'economia reale, quindi generando un beneficio più ampio. Questa è la bussola che noi vogliamo seguire. Marco, l'ultima domanda, e ti ringraziamo tantissimo per essere stato qui con noi, è abbastanza ampia questa domanda, nel senso, perché va analizzata nel profondo. Per quanto riguarda il problema della riscossione, quindi tutto quello che riguarda la ripresa di Agenzia delle Entrate e riscossione, sia con le notifiche e sia anche con i pagamenti. Perché dico che è una domanda ampia? Perché in maniera semplice, faccio vedere una slide, chiaramente questa notizia è una notizia meravigliosa, così come lo è stata in tutti questi mesi. Quindi poter posticipare il pagamento di Agenzia delle Entrate e Riscossione è sicuramente una notizia bella, però noi facciamo questo di mestiere e dietro queste notizie belle, se non c'è un quadro ben più ampio, si nascondono tantissimi problemi. Te lo sintetizzo: il giorno che dovesse riprendere la riscossione, e ogni volta che si posticipa vuol dire aggiungere dei mesi, per un imprenditore vuol dire dover pagare improvvisamente di tutto d'insieme. Inizialmente erano 6 rate, poi sono diventate 4, poi sono diventate 10, adesso siamo a 16, probabilmente arriveremo a 20. Quindi la domanda è la seguente: ottimo il posticipare la ripresa della riscossione, ma nel merito si sta pensando però come risolvere la ripartenza in maniera concreta? Guarda, ti risponderò in maniera forse provocatoria, ma non troppo. Io credo che lo Stato debba astenersi dal perseguitare i contribuenti almeno fino a quando non avrà fatto lui i compiti a casa. Reputo intollerabile che si perseguitino i contribuenti con
cartelle che diventano davvero persecutorie quando oggi lo Stato ha un debito verso i suoi fornitori di circa 40-50 miliardi di euro. Non può uno Stato pretendere dal contribuente che sia ligio, che sia tempestivo, che sia puntuale in tutti i suoi pagamenti fino all'ultimo centesimo, quando il primo a non onorare i suoi impegni è lo Stato italiano. È una questione di etica, di moralità. Secondo me è inaccettabile che si perseguitino i cittadini, le famiglie e le imprese, in alcuni casi anche portandole a chiudere la sala cinesca o, ancor peggio, è successo, a togliersi la vita, quando in molti casi sono le pubbliche amministrazioni che neanche riescono a onorare le fatture e dei loro fornitori. Ecco, la prima moralizzazione nei rapporti tra Stato e cittadino, che sono convinto potrà anche determinare una migliore percezione dello Stato agli occhi del contribuente, è quella che lo Stato paghi i suoi debiti, lo faccia in tempi rapidi, in tempi efficaci. Dopo si preoccupi di chi effettivamente deve versare il dovuto dal punto di vista fiscale e previdenziale allo Stato, non prima, perché oggi accade che purtroppo lo Stato è in alcuni casi uno strozzino, ma è il primo a non onorare i suoi debiti. Ecco, mi piacerebbe, la dico provocatoriamente, che prima di poter chiedere al cittadino anche solo un euro, lo Stato abbia terminato di pagare però i suoi debiti. Purtroppo questo non avverrà, nel senso, lo sappiamo, la domanda c'è qualcosa che riguarda invece la rottamazione auspicabile quater di cui si sta parlando? Cioè, nel senso, c'è una possibilità o invece... Allora, è tra le proposte che noi abbiamo avanzato, noi assieme per fortuna siamo in buona compagnia ad altri partiti centrodestra. La definizione ancora non c'è, sapete molto bene che questo è un governo di larghe intese, di grande compromesso, in cui è difficile far passare alcuni principi che per noi sono sacrosanti e che per altri non sono. La discussione è in corso, noi ovviamente l'abbiamo messa sul tavolo da tempi non sospetti, perché riteniamo una questione di buon senso. Spero che la mediazione e l'equilibrio non siano a ribasso, perché abbiamo bisogno di risposte certe che soprattutto diano l'ossigeno che oggi serve. Noi abbiamo proposto l'anno bianco fiscale, quindi siamo ancora più drastici, ancora più tranchant fino al 31-12, ecco. Però puntiamo alto per portare a casa il massimo nel breve medio periodo. È purtroppo, o per fortuna, dipende dai punti di vista, un governo di mediazione, di unità nazionale, in cui abbiamo da condividere la scrivania, diciamo, con persone che hanno una sensibilità completamente diversa dalla nostra, che vedono il rapporto tra Stato e cittadini in modo completamente diverso. Quindi non sarà facile, ma noi siamo entrati in questo governo anche per sostenere e difendere la bandiera di queste battaglie. Se non ci fossero, se non ci fossimo noi, sicuramente a quei tavoli questa voce non si sentirebbe neanche. Ora almeno c'è, speriamo anche di spuntarla, ma almeno la voce c'è. Allora Marco, noi ti ringraziamo, approfittiamo del momento che siamo insieme per lanciare anche il prossimo Touch Live. La prossima puntata avremo con noi Pietro Senaldi, direttore di Libero. Allora, Marco, grazie davvero, è stato un piacere. Speriamo grazie a voi, davvero. A Touch Your Life. Grazie Marco. A presto a tutti, buona serata, allora. Grazie, ciao. Allora, Simone ed Angelo, effettivamente, insomma, le problematiche di Agenzia delle Entrate di riscossione, quindi con la ripresa della riscossione, a mio avviso sono davvero grandi ed ampie, perché questo compromesso sarà davvero difficile da trovare. Anche perché, Simone, giusto per sintetizzare, se dovesse riprendere praticamente come ad oggi è la norma, la riscossione fra 15 giorni, cosa avverrebbe? Avverrebbe quello che gli imprenditori, diciamo, non si aspettano di trovare, perché oggi, come diciamo, gli imprenditori sono un po' assuefatti a non pagare le cartelle esattoriali, anche gli avvisi di accertamento e comunque anche tante scadenze fiscali. Cosa succederebbe? Che tutti coloro, innanzitutto, che sempre se la riscossione dovesse riprendere il 1 luglio, tutti coloro che hanno delle rateizzazioni in corso e che quindi, grazie ai provvedimenti che sono arrivati, diciamo, da marzo 2020 ad oggi, hanno avuto la sospensione delle rateizzazioni, quindi delle rate delle rateizzazioni, si ritroverebbero a dover pagare
per poter rientrare al, diciamo, nuovamente all'interno di una realizzazione normale, tutte le rate scadute e non che erano sospese, ma non pagate, oltre la decima rata saltata. Facciamo un esempio. Immaginiamo che un imprenditore aveva fatto una rateizzazione a febbraio 2019. Facciamo una cosa, Simone, scusami, perché anche la comunicazione che sta passando sui giornali in questi giorni, per quanto sia tecnicamente vera, diciamo che non è posta nel modo corretto, perché non dicono 10 rate le puoi non versare, ma già stanno comunicando che devi versare insieme 16 rate, quindi praticamente tutto il periodo di sospensione. Ed è anche un'informazione che crea panico, è ancora più preoccupante di quello che poi, diciamoci la verità, io lo creo lo stesso, anche quella più edulcorata. Assolutamente, però ricordiamoci che dire che dovranno essere versate 16 rate, anche perché, Simone, se dovesse passare, e questo ce l'auguriamo ovviamente, la proroga della riscossione per altri 2 mesi, quindi comunque fino al 1 settembre, vorrebbe dire 18 rate. Cioè, c'è qualcosa che non va, bisogna intervenire su questo. 18 rate di rateizzazione e il 20% delle eventuali rottamazioni fatte. Quindi, se una rottamazione era di 100.000 euro, dovranno pagare 20.000 euro entro il 31 luglio, oltre poi a settembre a pagare le rate della rateizzazione. Quindi, diciamo che è un mare magnum in cui sarà difficile districarsi. Allora, quello che vorrei fare adesso, vorrei lanciare un video, Simone D'Angelo, è quello di far comprendere che adesso è il momento ideale per un imprenditore, a parte perché ovviamente per quanto riguarda l'agenzia delle entrate e riscossione è un momento di calma almeno per un altro, insomma, 15 giorni o 2 mesi e 15 giorni, questo è il tempo limite, ma è il momento di pianificare. Perché pianificare? Perché comunque c'è la possibilità di eliminare determinate problematiche che ci sono con l'agenzia delle entrate e riscossione. Ma vi chiedo di guardarci prima il video e poi fare il nostro intervento. Regia, il video. Buonasera a tutti e benvenuti nella nostra sezione Caso Risolto. Questa sera insieme a me l'avvocato Filippo Ronchieri. Benvenuto avvocato. Buonasera a lei e a tutti i suoi ospiti. Buonasera. Allora avvocato, io so che ha portato comunque un caso assolutamente utile in questo periodo storico dove c'è la ripresa della riscossione. Ma prima di iniziare le chiedo e le faccio la solita domanda. Abbiamo la sentenza? La sentenza è qua con me. Perfetto, quindi sentenza alla mano, iniziamo ad affrontare la tematica e quindi il caso concreto che abbiamo trattato. Il caso che occupa oggi ha riguardo a una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria che è stata ricevuta da un imprenditore che, chiaramente impaurito di vedere aggredita la propria casa, si è rivolto a noi e noi siamo riusciti ad annullare il debito nella sua completezza. Le voglio fare una domanda, giusto per essere chiari, mi può ripetere, proprio anche per chiarezza, perché sono documenti che purtroppo in questo periodo inizieranno ad arrivare in una maniera importante e massiva, il nome di questo documento, quindi che cosa io poi trovo nella lettera? Stiamo parlando di comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria. Questo che cosa comporta nel tempo? Comporta che successivamente l'Agenzia Entrate e Riscossione possa svolgere la confisca, quindi l'espropriazione della casa, dell'abitazione, che può essere anche un capannone di un'azienda. Quindi diciamo è qualcosa che tocca davvero gli aspetti proprio quasi intimi, mi permetto di dire, di un imprenditore, se stiamo parlando di una casa, o comunque può andare a toccare degli aspetti imprenditoriali, perché voglio fare un ragionamento con lei. Avvocato, mi deve permettere questi 30 secondi. Ricordiamoci che cosa avviene normalmente nella pratica quando poi c'è un pignoramento di una casa piuttosto che di un capannone? Nel senso, ipotizziamo di avere un valore commerciale di 500.000 euro. Devo fare per forza un numero, cosa che a noi non piace fare, però dobbiamo fare in questo caso per forza utilizzarli. Valore commerciale 500.000 euro, magari debito ed ipoteca più o meno di 250.000 euro. Nel proseguire con l'azione di pignoramento e di vendita, normalmente
cosa avviene come prezzo di vendita e di realizzo tramite il tribunale? Allora, per quanto riguarda l'ipoteca, noi dobbiamo tenere sempre in considerazione due cifre. La prima sono i 20.000 euro, cioè l'ipoteca può essere svolta solamente per i debiti che sono al di sopra dei 20.000 euro. E in secondo ordine, l'ipoteca viene iscritta per il doppio del valore del credito per il quale l'agenzia appunto procede. E poi normalmente quando si va all'asta, io realizzo i 500.000 euro del valore commerciale o un valore assolutamente inferiore perché faccio la prima asta, la seconda e così via? Quindi Un valore assolutamente inferiore a livello commerciale. dobbiamo dire, nell'esempio che stiamo facendo, che a fronte di 500.000 euro di valore commerciale, purtroppo quella comunicazione di cui stiamo parlando, che poi è l'inizio di un'altra attività, ovviamente successiva di pignoramento e di vendita, molto probabilmente lo venderò. Qui stiamo facendo un esempio e stiamo generalizzando a 300.000 euro. Quindi non solo ho subito l'aggressione di quell'immobile, ma ho anche perso molto di più di quello che era nella realtà il debito che io avevo. Esattamente. E questo è davvero, insomma, qualcosa che bisogna affrontare con assoluta tempestività. La cosa interessante, lei ha detto e vorrei sottolinearla, è che non solo è stata annullata in questo caso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, ma Ma anche tutti gli atti che erano, noi diciamo, prodromici o comunque erano antecedenti a questa comunicazione. Perché noi quindi sappiamo. tradotto siamo riusciti ad annullare? Noi siamo riusciti ad annullare tutto e ora le spiego anche come. Sostanzialmente noi abbiamo davanti al giudice contestato le fotocopie che erano state depositate dall'Agenzia delle Entrate e Riscossioni. Perché che cosa era successo? Noi avevamo innanzitutto contestato la legittimità della notifica di tutti gli atti. Il giudice, rilevata la nostra contestazione e soprattutto data la precisa e circostanziata nostra osservazione sulla non corrispondenza tra le copie fotostatiche e l'originale, ha ordinato affinché Agenzia Entrate e Riscossione producesse gli originali. Lo sa che cosa è successo? Agenzia Entrate e Riscossione non ha prodotto gli originali e quindi il giudice ha rigettato la loro posizione e ha accolto il nostro ricorso. Avvocato, le voglio fare una domanda, adesso abbasso un poco il tono perché siamo stati tecnici, abbiamo compreso la difficoltà e la paura. E invece quando poi siete ritornati dall'imprenditore e lo avete incontrato per, insomma, raccontargli quello che era appena successo, come l'ha Si presa? è sentito completamente sollevato perché è stata un'esperienza unica per lui. Aveva visto il frutto del lavoro di una vita, la casa aggredita per un errore, e questo ha fatto sì che lui potesse finalmente ritornare a essere sereno e a concentrarsi sulla sua attività imprenditoriale. Fondamentale anticipare i tempi, perché è vero, siete stati davvero bravi ad riuscire ad aiutare questo imprenditore che sicuramente è un imprenditore che finalmente torna ad essere sano, a rimettersi in gioco e a poter pagare i propri fornitori e i propri dipendenti. Ma quanto è fondamentale anticipare questi problemi? Le ultime due parole e poi chiudiamo. Assolutamente, noi siamo a disposizione per tutti i chiarimenti e per tutto ciò che sono i vizi della notifica da parte dell'Agenzia di Entrata e Riscossione e soprattutto siamo al fianco degli imprenditori per trovare la strada migliore per appunto vedere annullato il loro debito. Avvocato Ronchieri, io voglio ringraziare lei e tutto il team legale, capitanato come sempre dall'avvocato Simone Forte, perché io lo ripeto e ci tengo tantissimo, sono felicissimo quando riusciamo ad aiutare gli imprenditori perché crediamo che siano la spina dorsale della nostra economia. E voglio concludere dicendo che anche questa volta abbiamo trattato un caso risolto. Grazie dell'opportunità e posso dire il caso è risolto. Grazie mille, avvocato, alla prossima! Buona serata, arrivederci. Eccoci, Simone D'Angelo, volevo far vedere questo caso risolto. Perché? Perché ovviamente in questo periodo sono ripartite le notifiche in maniera importante di Agenzia delle Entrate, quindi stanno arrivando gli avvisi di accertamento, gli inviti a comparire.
ed effettivamente, ovviamente, in quel momento gli imprenditori cercano di risolvere il problema perché fa male. Ma invece volevo soffermarmi sull'agenzia dell'entrata di riscossione per dire che adesso è il momento ancora più importante per riuscire a sanare una problematica che non avrò invece più avanti, perché nel momento in cui dovesse ripartire in maniera importante la notifica da parte di agenzia dell'entrata di riscossione delle nuove cartelle, le intimazioni di pagamento, di pignoramenti e comunque di previsti di iscrizione ipotecaria, la situazione potrebbe assolutamente essere più complicata. Simone? No, posso fare un intervento, come al solito io dico dalla pancia, no? Perché non sono ovviamente un tecnico. Io ho ripreso oggi 3 righe scritte su Sole 24 Ore, quindi cose pubbliche che non mi sto inventando, no? E io chiedo a Simone, ti chiedo una cosa, cioè, perché adesso ne abbiamo parlato, e io lo dico un po' per tutti questa domanda, noi abbiamo parlato di un'eventuale ripresa della riscossione, che significa una ripresa delle notifiche, però il caso risolto ci ha dimostrato di aver risolto qualcosa in corso. Ora, io oggi leggo che se fosse approvata, se fosse approvata questa ulteriore proroga, loro scrivono, si tratterebbe dell'ennesimo intervento ponte, quindi non ne parlano in maniera, come dire, felice di questa cosa, che rischierebbe di far aumentare ulteriormente, come diceva prima Carlo, le rate da saldare in un'unica soluzione per chi aveva in corso o ha chiesto un piano di relazione. Cioè, io che ho qualche cosa di pregresso in corso, ok, in questo momento sto respirando, ma poi arriva una ghigliottina incredibile. La domanda che ti voglio fare, Simone, è questa. Ma se io che ho qualche cosa di pregresso in corso in questo momento ho soltanto interrotto, no, questa cosa, intervengo, posso risolvere ed annullare quello che ho in corso oppure quello che ho in corso non lo posso più annullare? Scusatemi la domanda maccheronica, ma la faccio come credo la farebbe qualsiasi imprenditore che non è un avvocato specializzato. Cioè, io rischio di trovarmi a fine agosto, semplicemente perché c'è stata un'interruzione, io che la cartella ce l'ho già, sto parlando dei tanti milioni di italiani che la cartella ce l'hanno già e hanno vissuto questo stop temporaneo. Che cosa devo fare da qua ad eventualmente il 30 giugno o se sarà il 30 agosto per evitare di trovarmi quell'impegno che comunque non riuscirò probabilmente a risolvere? Scusate, non so se ho fatto confusione o se è stato chiaro. Carlo, aiutami a chiarire la mia domanda. Benissimo, diciamo che la ratio di tutto, diciamo, di quello che noi facciamo è uno. Innanzitutto è che qualunque attività tu abbia fatto nel corso del tuo passato con l'Agenzia delle Entrate e Riscossione è risolvibile, anche se ci sono delle rateizzazioni in corso, anche se queste rateizzazioni sono sospese o anche se ci sono delle rottamazioni in corso. Queste non sono opinioni di professionisti, ma si basano su sentenze della Cassazione che più volte già la Cassazione appunto ha emanato e che quindi sono delle pietre miliari, sono delle, diciamo, dei valori a cui non ci si può dare valore di verità. Ok? Quindi qualunque attività abbiano fatto gli imprenditori, in alcuni casi addirittura se hanno pagato una parte delle cartelle, è possibile comunque fare ricorso. Quindi sia che hai pagato, sia che hai rateizzato, sia che hai rottamato, questo non cambia di una virgola la tua posizione nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e Riscossione. Quindi puoi fare esattamente tutto quello che potrebbe fare un imprenditore che invece non ha fatto nessuna attività in passato. Ma la cosa importantissima, quello che diceva Carmine, il discorso di risolvere con l'Agenzia delle Entrate e Riscossione, ma partire prima, partire in anticipo, se anche non arriva, ovviamente poi i tempi della giustizia sono lunghi, quindi in 2-3 mesi è praticamente impossibile risolvere la situazione, no? Ma la si può gestire. Cioè, noi abbiamo delle strategie che permettono agli imprenditori, comunque, se oggi partissero, decidessero di intervenire e di fare qualcosa per cercare di risolvere il proprio debito, avremo delle strategie che permetterebbero comunque di far. Immaginiamo che la riscossione dovesse ripartire il 1 luglio, che dal 1 luglio potrebbero avere altri 10, 12, 15 mesi di sospensione e quindi che permetterebbero già solo partendo in questo momento di arrivare anche ad un altro anno e mezzo circa di rinvio di queste scadenze che oggi
sarebbero una catastrofe per gli imprenditori. Quindi partire in anticipo è veramente fondamentale. L'imprenditore dovrebbe correre domani mattina a farsi un estratto di ruolo, che è quel documento che noi facciamo vedere ad ogni singola puntata e con cui l'imprenditore prende piena conoscenza di tutte le cartelle che gli sono state notificate in passato, e oggi diventa importantissimo perché prende coscienza anche di tutte le cartelle che ancora non gli sono state notificate, che sull'estratto di ruolo comparirebbero con questa notifica 00, significa che la notifica di questa cartella ancora gli deve arrivare, ma è già lì, e quindi prima o poi, non sarà questo mese, non sarà il prossimo, ma a settembre questa notifica arriverà, e quindi poi si troverà a dover risolvere l'imprenditore, oltre che le scadenze passate, anche quelle future, con l'estratto di ruolo lui ha la situazione aggiornata anche di quello che gli sta per arrivare, quindi bisogna immediatamente recarsi presso gli sportelli dell'Agenzia di Entrate e Riscossione o online attraverso QuiPro, attraverso lo sportello del contribuente, per poter avere almeno cognizione della propria situazione e farla analizzare da un professionista specializzato in questa materia. Allora, Simone D'Angelo, io direi che ci siamo. Quello che volevamo lanciare questa sera come messaggio era proprio dire: è venuto il momento di affrontare la propria situazione, perché come imprenditori abbiamo il dovere di tutelare le nostre aziende, e questo va fatto non quando il problema bussa alla porta, ma magari quando è ancora lontano di qualche angolo. È il momento più importante, le soluzioni esistono, lo abbiamo fatto durante tutto questo anno con più di 55 puntate di Tax Show Live, ce ne saranno ancora altre due con le quali cercheremo di dare ancora altre informazioni. Poi se ci sarà qualche novità importantissima, magari potremo anche fare qualche puntata straordinaria estiva, a seconda ovviamente delle novità. Però diciamo, Simone, che ci siamo, cerchiamo sempre di dare informazioni, e darei appuntamento a tutti quanti lunedì prossimo 21 giugno ore 19 con il direttore Pietro Senaldi. Simone, Angelo, è stato un piacere, ci vediamo alla puntata numero 56. Ciao cari, ciao. Ciao, ciao, buona serata.